la cosa più bella è che mi si è rotto il flip screen della videocamera e quindi non mi vedo, non so dove sto puntando, quindi potrei prendermi, tipo tagliare la testa. No, no, stai benissimo. Sto benissimo. Siamo tornati a Londra! È successo di tutto quest'estate, siamo stati via 40 giorni, ovviamente non tutti di vacanza, però comunque eravamo in giro per l'Italia a trovare parenti, amici, eccetera, eccetera, o per lavoro. E adesso siamo tornati a Londra, siamo tornati ieri, che era venerdì, oggi è sabato e abbiamo già fatto un po' di cose che adesso vi faccio vedere e ho pensato che potrei fare questi vlog settimanali invece che del weekend, perché nel weekend tra montarli e caricarli comunque la mia connessione a casa non è velocissima e quindi si caricano sempre tardissimo la domenica sera, invece li faccio settimanali, magari li carico un altro giorno, così scelgo le cose più belle della settimana. E oggi vi faccio vedere il nostro ritorno qui a Londra, la nostra casa, la nostra routine, la spesa al mercato. Abbiamo comprato 2 biciclette, come le abbiamo comprate ve le faccio vedere perché è un sistema un po' particolare, e in più altre cose che sono successe durante la settimana. Quasi tutte le domeniche ci facciamo la spesa della frutta e della verdura biologiche, ci sono anche, vendono anche la carne, le uova, succhi, vendono un sacco di cose buonissime, torte, si può anche mangiare qui perché ci sono i banchetti e ci sono le panchine e c'è gente che fa gli hamburger, fa, non lo so, i panini, fanno anche la pasta. Eccola, quelli sono miei, stanno comprando le verdure. Cavoli sono una di quelle cose, i cavoli insomma in generale, le crucifere e i tuberi sono una di quelle cose che trovi sempre qui e sempre buoni, il resto un po' meno. Questo è uno dei miei banchetti preferiti. E 2 pannocchie, topi. E ovviamente un'altra cosa super buona che si trova qui, cosa sono, Viola? Niente, adesso stiamo andando a Camden, noi siamo sempre un po' Camden centrici e stiamo andando a vedere un negozio di biciclette usate e uno nuovo dove cerchiamo una bici per me e una per Viola. Siamo da Argos, dove praticamente tu per comprare le cose digiti e lui ti fa vedere tutto quello che c'è da comprare. Noi abbiamo preso una simile a questa, non questa, e poi praticamente la puoi o prendere qui se è in stock, questa non è in stock ma insomma, o se no te la mandano a casa. E noi abbiamo preso 2 bici e 2 caschi. Adesso andiamo in una delle casse a pagare e a ritirare. Ora la domanda è come le portiamo a casa queste biciclette. Adesso viene la parte bella, perché le dobbiamo montare queste biciclette. Buongiorno a tutti, oggi è martedì, mi sto ancora vestendo, mi sono messa la felpa sotto, ancora i pantaloni del pigiama, adesso ve li faccio vedere in tutta la loro bellezza. E devo andare al coworking a lavorare, non mi va di lavorare, mi va di andare al coworking, anche è che non mi sento molto bene, il tempo fa schifo, è grigio, fa freddo, sì, diciamo che non sono in formissima e se cominciamo così il secondo giorno vero di ripresa della routine la vedo male. Il brutto di fare i vlog settimanali è un po' questo, che vedete il mio mood completamente altalenante. Cosa faccio? Penso che vi porto con me se vi va. Tra l'altro ho scoperto che a fianco al mio coworking c'è uno studio di registrazione, in realtà una sorta di... c'è una casa discografica / artist management dove è ambientato il libro di Zadie Smith che sto leggendo adesso, che è Swing Time. Quindi niente, io ci passo davanti tutti i giorni e dico questo è il capitolo che sto leggendo oggi, perché tra l'altro ho scoperto leggendo i suoi libri che lei comunque è di questa zona, è di NW3, e quindi niente, carino, e lei è molto carina, l'ho incontrata alla presentazione di un libro, parla italiano perché ha vissuto in Italia, quindi ciao Zadie Smith. È ora di prepararmi il pranzo e lo faccio nel mio bento box, questo di Monbento, che è bellissimo. Guardate che bello.
con loro avevo fatto una sponsorizzazione un po' di tempo fa e mi sono trovata super bene con questi prodotti. Questo ha due piani, aveva anche un elastichino per chiuderlo che io ho perso. Adesso ci metto il mio cibo, questo si scalda in microonde tra l'altro. Bene, andiamo. Cosa c'è nel mio bento box? Al primo piano abbiamo le fettuccine al pomodoro fatte a mano da lui, perché io ho un uomo che fa la pasta fatta in casa perché lo rilassa. Al secondo piano abbiamo della frutta, non ho avuto tempo di prendere un secondo perché non c'ho tempo. Ed ecco il mio pranzo alla giapponese. Tra l'altro, parlando di giapponese, non ve l'ho ancora detto, ma io sto imparando il giapponese. Poi vi dirò come. Se siete interessati, non sto facendo un corso, mi sto un po' organizzando con le app, con i siti, eccetera, eccetera. Poi vi faccio vedere e magari vi parlo anche in giapponese tra qualche video. Come vedete siamo tornati alla solita sfumatura del colore del cielo, che è grigio bianco. Stepping out, it's Friday night, how I'm longing for this day. Yes, I'm single, oh we want to mingle, and my friends are on the way. Vi faccio vedere anche un nuovo libro che ho comprato di Neil Gaiman, non so se lo conoscete ma lui è bravissimo, molto più famoso per le graphic novels che per i libri. Questo si chiama The Ocean at the End of the Lane e l'ho presa a un charity shop e infatti come vedete l'ho pagato £2,50, quindi è un libro nuovo tra l'altro, per cui sono molto contenta di questo acquisto e di averlo trovato. Vi faccio sapere com'è poi. Ho come l'impressione che questa sia la fine di questo vlog e mi sono fatta le punte dei capelli rosa pastello e niente, ho deciso di fare questa cosa perché è removibile facilmente, diciamo, dopo qualche shampoo. Mi piace molto, forse me la farò un po' più su perché ho fatto giusto le punte. Intanto niente, ieri appunto sono stata da Primark, ho fatto un pochino di shopping di un paio di cose che mi servivano e fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un po' di shopping. Io non faccio haul però se mi interessa potrei. Ad esempio una parte di questo shopping è stata questa gonna che mi piace tantissimo, questa per insomma per andare così, per fare una cosa, per andare in ufficio al coworking vestita in modo un po' decente. E poi ho comprato un sacco di altre cose che in questo momento stanno sul letto, non guardate, insomma sì. She's everything I'm dreaming of. Hey, the one that I can live without. Intanto grazie di aver seguito questo vlog e fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi avere i vostri commenti e iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un commento e alla prossima!